Denunciare è l'unico modo per non rimanere strozzati dal pizzo e dall'usura. Il Covid ha contribuito negativamente in tal senso. Il bisogno di liquidità ha portato sempre più vittime alle organizzazioni criminali che a loro volta, attraverso racket e prestiti usurai, riescono a drogare l'economia. In sintesi, temi discussi a Catania durante l'incontro per celebrare i 30 anni dell'ASAEC, l'Associazione Antiracket Catanese. Chi denuncia può avere la possibilità di accedere al fondo di solidarietà e quindi questo è un aspetto importante, ancora purtroppo sottovalutato. Solo denunciando si accede al fondo di solidarietà ai prefetti, il punto di connessione tra Stato e vittime. Purtroppo le istanze non sono tante, sono poche, quindi questo vuol dire che bisogna incrementare ancora di più l'attività di incoraggiamento e proseguire in questa battaglia. Un business capace di contaminare l'economia di un intero territorio è difficile da sradicare se non con la collaborazione delle vittime. Noi abbiamo ogni anno costantemente un numero di procedimenti definiti con l'esercizio dell'azione penale superiore al numero di quelle che introita, dimostra come da parte della Procura non solo si presti particolare attenzione al contrasto a questo fenomeno, ma si riesca anche a portare il risultato. Ma a preoccupare sono i ragazzi, spesso minorenni, pronti ad emulare gli adulti ed anche a sostenerli nelle attività criminose. Il problema è soprattutto culturale, bisogna intervenire in via preventiva per demistificare il modello, il mito mafioso che affascina tanti ragazzi.